Ciao a tutti, ben ritrovati in un altro episodio di Guida agli Acquisti. Oggi andiamo a scoprire che cosa offre Man the Guns, la seconda grande espansione per Hearts of Iron 4. Come in Waking the Tiger, anche qui c'è un po' più di carne al fuoco, fortunatamente. Il tema dell'espansione è il lato navale del gioco e il rimaneggiamento di alcuni focus tree, soprattutto delle democrazie occidentali e il Messico. Il primo paese che viene ritoccato sono gli Stati Uniti, che hanno un focus tree completamente rivisto, che nella sua parte sinistra permette di poter scegliere diversi rami. Si può andare verso la strada storica, virare verso il comunismo, oppure allearsi con l'estrema destra, nel qual caso potrebbe anche scattare una nuova guerra civile con il Sud confederato. È stato inserito un sistema di supporto al Senato, al Congresso, che il giocatore deve bilanciare attraverso l'utilizzo del political power, per poter utilizzare poi alcuni dei vostri focus. Il secondo paese democratico che riceve un focus tree rinnovato è il Regno Unito. Quello che c'è di interessante in questo focus tree, a mio avviso, è quello di poter scegliere diversi percorsi politici. Oltre allo storico percorso democratico, ci sono ben tre rami di storia alternativa. Quello comunista, quello fascista, ma anche quello autoritario, con il partito del re. Anche l'Olanda riceve un focus tree a lei dedicato che prima non aveva. L'Olanda, essendo rimasta neutrale nella Grande Guerra, durante gli anni 30 si trova a dover decidere se schierarsi con l'Inghilterra oppure con la Germania. E questo si riflette anche nelle sue scelte politiche, con il ramo fascista, quello democratico, quello comunista. E anche qui, come l'Inghilterra, c'è un ramo monarchico, con un focus ironicamente chiamato l'unico uomo nel governo olandese e la regina Guglielmina. Con l'Olanda inoltre dovrete scegliere se cercare di resistere in madrepatria oppure prepararvi a scappare nell'India orientale olandese per poi cercare di riconquistare le vostre terre. Infine abbiamo il Messico, il vicino degli Stati Uniti, in cui dovrete bilanciare il culto della personalità dei vari leader che possono salire al potere, l'influenza della Chiesa, ma anche gestire il fatto che si arriva da una rivoluzione e quindi i suoi strascichi sono ancora evidenti. Per le feature vere e proprie invece abbiamo l'introduzione dei governi in esilio. Per esempio, nella data che ho preso come esempio, la Polonia è già stata occupata dalla Germania. Infatti è presente un governo polacco in esilio nel Regno Unito. Da questi governi in esilio potete creare delle divisioni particolari, attingendo alla loro specifica manpower, e queste divisioni avranno un bonus contro il paese che l'ha occupati. Per esempio i polacchi hanno un bonus per combattere contro il Reich tedesco. Tutto questo dipende da una meccanica chiamata legittimità che voi come paese ospitante potete aumentare. Ma il grande tema di questa espansione, come dicevo, è la parte navale. Infatti c'è un sistema molto simile a quello visto in Waking the Tiger, per quanto riguarda invece gli ammiragli questa volta, con l'introduzione di diversi tipi di skill. Ogni volta che un ammiraglio avanza di livello si guadagna un punto talento, e voi come giocatore potrete spenderlo per acquistare uno dei vari perk presenti in questa schermata. Ci sono dei talenti innati dell'ammiraglio o che vengono poi acquisiti combattendo in determinate condizioni, mentre gli altri sarete voi a decidere quale dargli, aumentando ancora di più la specializzazione in un determinato ramo: guerra sottomarina, portaerei, corazzate. Le tecnologie sono state completamente riviste. Le navi di base ovviamente ce l'avete disponibili sempre, anche se non acquistate il DLC. Quello che c'è in più sono tutte queste micro categorie che vanno a sbloccare tutta una serie di armamenti, cannoni, equipaggiamenti, radar e quant'altro, perché le navi adesso è possibile personalizzarle a puntino. Infatti dalla schermata di produzione è possibile personalizzare al minimo dettaglio ogni tipo di vascello. Si possono decidere quali e di che tipo possono essere montate le varie batterie navali, gli antiaerei, il tipo di corazzatura che poi andrà a decidere magari il ruolo della nave in battaglia, radar, motori, tubi lanciatorpedo, catapulte lancia idrovolanti. Insomma, chi più ne ha più ne metta. È possibile anche ora poter decidere in quali zone marittime far passare o meno i vostri convogli. Potete bloccarne alcune, nel qual caso sappiate che lì ci siano troppi magari sommergibili a dar la caccia ai vostri mercantili. È possibile utilizzare cacciatorpedinieri e sommergibili per posare mine in un determinato tratto di mare. Le mine funzionano un po' come un aspetto asimmetrico del gioco, permettono a un paese che non può permettersi una gigantesca flotta di controbilanciare un pochino la potenza navale nemica. Sono stati introdotti anche dei particolari carri anfibi. Questi servono esclusivamente, diciamo, per le invasioni navali, ma possono anche essere utili per l'attraversamento dei fiumi oppure per il combattimento in territorio paludoso. Al di fuori di questo scopo, ovviamente, un carro normale è molto più forte.
E come ultima feature, soprattutto visibile all'inizio delle partite, molte delle nazioni del mondo avranno questo National Spirit, che indica i trattati navali che limitano la grandezza, diciamo la potenza delle navi che potete schierare. Questo un po' a simulare gli effetti del trattato navale di Londra o quelli di Washington, per esempio. Ovviamente sono presenti musiche, nuove immaginine, grafiche tridimensionali e quant'altro. Tirando le somme, a mio avviso, Man the Guns resta una delle espansioni migliori da acquistare per Hearts of Iron 4. Anche questa, essendo passato un po' di tempo, si trova ormai a prezzo scontato su diversi siti. Se riuscite a trovarla in sconto, ben venga. Inoltre, secondo me, da questa espansione in poi, il cambiamento di rotta di Paradox sulla gestione del DLC inizia a essere un po' più evidente. Anche per questo episodio di Guida agli Acquisti ho concluso. Fatemi sapere, come sempre, se vi è stato utile, magari lasciando un commento o mi piace. Noi ci rivediamo presto qui sul canale. Grazie, ciao!